Oscar Pratelli, Gino Chiaruggi, fecero una bella camera chiamata La Ponzacchina. Piaceva veramente perché era una camera al di fuori di quelle normali del dopoguerra. Qui prese veramente. Allora anche coloro che lavoravano nelle rughe vogliono cominciare a produrre di più, non farne una per volta, ma non potevano lavorare lì. Ecco allora che incominciarono a costruire le loro botteghe fuori, i capannoncini. La Ponzacchina, perché la facevano tutti. Perché prima, se un artigiano, insomma, principiava a rivolgersi un po' da un disegnatore e disegnava un mobile, quando l'aveva fatto, tutti gli altri non lo copiavano. Uno, il cavaliere Gino Chiaruggi, e l'altro era Oscar Pratelli. Due figure diametralmente opposte. Il Chiaruggi riuscì negli anni fra i 50 e i 60 a creare la fabbrica dove ci ora si vede, avendo anche 100 dipendenti, perché non dimentichiamoci che all'epoca per produrre un mobile si usavano tanto poche macchine e molte mani. Questi due fossero i pionieri che poi aprirono la strada a molti altri di questi. Uno la Ponzacchina e uno la Pancina, ma erano più o meno le stesse cose. Si trattava di una camera da letto fatta di armadio, letto, comodino e compagnia bella, fatta impiallacciata, cosiddetta, che aveva i tondi, cioè i fianchi, diciamo, arrivavano davanti dove poi c'erano scendati gli sportelli e con dei tondi. Era questa opera, veramente per quell'epoca, diciamo, era un fatto abbastanza importante. Perché usare l'impiallacciatura all'epoca semplificava, faceva diminuire i costi rispetto al massiccio, come si suol dire. E quindi queste due produzioni di camere da letto erano effettivamente produzioni che avevano conquistato il mercato italiano. Tecnicamente mi spiegavano che fare i tondi con delle impiallacciature non era una cosa semplice. Le famose radiche, radica di noce, no? Per dare, c'ha dei disegni, no? Il noce. Allora, per evitare che si rompesse questa cosa, pigliavano della telina bianca e la incollavano sul legno, e poi l'impiallacciatura la incollavano sulla telina bianca. La telina bianca quindi teneva unito anche l'impiallacciatura. Decisero di mandarmi a lavorare da questo Venturino dei Giannessi e Malacarne io, e ci sono stato 2 o 3 anni, non ricordo la precisione, e a quel tempo andava di moda fare una camera che veniva chiamata La Ponzacchina. Aveva sui fianchi laterali, c'aveva dei tondi molto sentiti e molto belli, e che ci veniva lavorato molto. E con la colla a caldo, con pennelli, con la martellina. Infatti la Ponzacchina era assistata al legno, la pediera al legno e mobili in legno, però poi c'erano anche i mobili, la sala, il soggiorno, e lui faceva le serie. Fino agli anni 80 veniva fatto anche dopo, mobili classici, no? Quindi tutti a noce, scuri, mobili grossi, poi però con l'avvento, diciamo, dei condomini, le case più piccole, i quartieri sempre stanze più piccole, e quei mobili lì, anche perché avevano casa un madonnone di quelli lì, e ti faceva anche paura. E poi iniziarono a fare il tinello. Non era il salotto buono, un soggiorno nuovo. E poi anche il gressino, ecco come lo chiamavano, e c'era una bella specchiera dove mettevano da una parte e dall'altra l'ombrello, il cappello, appena arrivavano, no, si avevano la giacca o il trench, in quel tempo andava tanto, no, contro il cappotto, e sarebbe quello, l'ingresso alla casa.
dal 50 al 70 c'è stato proprio questo lavoro di ricerca e di produzione e di anche guadagno. I gruppi venivano fatti così, comodini, letti, vetrine, vetrinette, armati, tavoli, sedie, tutta una serie di mobili per arredamento scompagnati che però servivano per arredare. Questo è durato fino alla metà degli anni Ottanta. C'ho anche un brevetto di invenzione fatto, sì, di uno sportello, una ferramenta di uno sportello. Sedia crop, ok. Ora un po' veniva un altro e dicevo questa qui l'ho fatta. Non può esiste che un altro abbia fatto questa qui. Poi la fanno uguale, però di plastica. Quello lì è un tubo. Sarebbe un capo in fondo al passamano della scala, quello è va in fondo, sai? E poi comincia il passamano. Quello è tutto intero. Qualcuno disse, oh fratelli, ma cosa avevano fatto qui? Ti ha preso un palo, l'ha forato e poi... sì, ti ha ragione. Va bene, un palo. Anche a Cascina venivano fatte le eliche della ditta Mulleri e quindi probabilmente c'è stato un collegamento di questo tipo. A Ponzacco fu creata una fabbrichetta di mobili che facevano le eliche, la fabbrica delle eliche. Allora, le eliche erano per il Caproni, l'aereo che era a Pontedera, e poi veniva impiegato durante la 15. Erano in legno queste eliche, legno di noce, rigorosamente di noce di alta qualità. E questi qui si ritrovarono una montagna di tavolame di noce, pregiatissimo, e dissero, ora che ne facciamo? Mettiamoci a fare i mobili. E fondarono un cascinese e fondarono questa fabbrica di mobili che poi diventò Cima, dove ora l'Auto 2000 era una fabbrica di mobili dei Falaschi e Giuntini.